Un'iniziativa importante è quella dedicata alla prevenzione che si rinnova anche quest'anno, un tema su cui c'è bisogno di tenere alta l'attenzione e Liberamente Donna, l'associazione da lei presieduta, da Elisa Coviello, lo fa bene. Sì, anche quest'anno abbiamo cercato di portare avanti questo obiettivo che per noi rientra tra gli appuntamenti più importanti durante le annualità, perché ci teniamo tanto a passare il messaggio che la prevenzione è vita, che nella ricerca risiede veramente la speranza, e soprattutto è importante anche dare il messaggio che uno stile di vita sano, delle attività sportive, possono aiutare a prevenire, prevenire a 360 gradi, perché la prevenzione non è solo quella del tumore al seno, ma si apre a rampio agio. E noi quest'anno abbiamo voluto parlarne proprio con i ragazzi dell'Istituto Comprensivo Superiore Parmenide, perché vogliamo dare a loro questo messaggio da portare avanti, perché loro sono il nostro futuro, sono le quinte superiori, quindi l'anno prossimo li aspetta un passaggio di vita importante, e chi più di loro può portare avanti questo messaggio negli studi, nella vita e nel futuro che ci attende. Sì, è veramente cosa buona e giusta che oggi siano qui presenti gli studenti dell'IOC Parmenide di Roccadaspide. Abbiamo le classi quinte, sono ragazzi che si avviano alla maturità e quindi ad essere adulti, e proprio a loro, ai ragazzi, bisogna, come dire, sensibilizzare alla tematica della prevenzione, per prevenire poi quello che purtroppo ascoltiamo recentemente in maniera molto più corposa, della incentivazione dei casi tumorali e qualsiasi altra patologia. Credo che i ragazzi oggi siano felici di essere qui, al di là della camminata in rosa. È un momento di grande ascolto e di grande riflessione per i nostri alunni. Dottore Gerardo Siano, oncologo, oggi a Roccadaspide in occasione della giornata della prevenzione organizzata dal Comune e dall'Associazione Liberamente Donne. E allora, dottore, c'è tanto bisogno di fare prevenzione e di parlare di questo tema. Quanto è importante farlo alla presenza di tanti giovani studenti? Io credo che sia indispensabile, perché la prevenzione deve diventare proprio una cultura della prevenzione. Oggi la medicina è diventata ultra specialistica, ci sono tante possibilità di cure che prima non c'erano, per cui l'elemento fondamentale alla fine è quello della diagnosi precoce, per cui specialmente per le malattie più diffuse, quelle più frequenti, quelle oncologiche, quelle cardiologiche, quelle dismetaboliche importanti, è fondamentale la diagnosi precoce, perché ci dà la possibilità non solo di curare i pazienti, ma anche di guarire, come diremo anche dopo. E quindi i giovani devono imparare, deve diventare parte del loro modo di pensare, della loro cultura, la medicina moderna di base e, secondo me, soprattutto medicina preventiva, perché è l'unico modo per poter ridurre le malattie e la mortalità da malattie. Anche quest'anno si parla di prevenzione a Roccadaspide, è un tema importantissimo su cui bisogna tenere alta l'attenzione. Assolutamente sì, noi lo facciamo in tutti i modi, in tutte le salse, vediamo tante associazioni che si stanno cimentando. Oggi c'è questa giornata di Pink Your Life dell'associazione Liberamente Donne, che ogni anno sistematicamente fa questa camminata di solidarietà per richiamare l'attenzione, e poi questi momenti di riflessione che oggi c'è il medico oncologo dottore Gerardo Siano, per dire che la prevenzione è un valore da tutti i punti di vista, da un punto di vista culturale, da un punto di vista anche di mentale, di capacità di capire quanto possa essere necessario per stare bene, per vivere una qualità della vita migliore, quanto sia un valore anche economico, perché rispetto ad un investimento sull'azione di prevenzione c'è un ritorno in termini economici sulla spesa sanitaria che si ripercuote in positivo sul welfare
di almeno 14-15 volte l'anno. Quindi è qualcosa di fondamentale su cui noi spingiamo e collaboriamo con tutte le associazioni presenti, proprio perché sappiamo che questo è il percorso necessario per poter risollevare le condizioni di tante persone che vivono di situazioni di malattia, e soprattutto perché questo è il percorso in cui la nostra società deve incamminarsi e procedere speditamente anche con investimenti importanti.